dalle responsabilità. Ecco, se il suo governo, e lei che lo interpreta, riesce a realizzare questa discontinuità, dà un contributo etico alla crisi morale che attraversa il nostro Paese. Sul terreno concreto delle cose contenute in questo decreto, io evidenzio un tema che mi è stato sempre molto caro in questi anni: la lotta all'evasione in nome della trasparenza del sistema economico italiano. Non si può dire, ed è stato in questi giorni che abbiamo letto anche qualche contributo importante sulla struttura storica del sommerso, su come si è andato articolando nell'arco di questi ultimi 25 anni e quanto ha potuto moltiplicarsi sull'onda di un'idea che la religione prevalente sembra essere la furbizia rispetto all'obiettivo di regole condivise. Ora, lotta all'evasione è fondamentale in un paese che ha un sommerso che va tra il 25 e il 30%, come dimostrano tutti gli studi più recenti, il che vuol dire che ogni 4 anni un intero PIL entra nell'area della ricchezza al contributo al dovere fiscale. Lei qualche iniziativa precisa sul punto specifico l'ha avviata, però va completata, e quindi c'è un mio riconoscimento delle riforme strutturali sia in materia previdenziale che di finanza locale, ma vorrei richiamarle, e concludo, il tema del rilancio delle liberalizzazioni. Qui ho visto incertezze. La esperienza di questi anni dimostra che se noi tagliamo il salame, che è il sistema economico che è incrociato delle diverse consorterie, delle corporazioni, se noi minacciamo di tagliare il salame e tagliamo le prime 3 fette, automaticamente determiniamo la coesione degli interessi più disparati, i quali si coalizzano e impediscono il raggiungimento di qualsivoglia obiettivo in questa direzione. Il salame va tagliato tutto. Le date possono essere anche diverse, ma non può maturare la sensibilità nel Paese che tutto quello che si fa è strumentale, che adesso si tocca i tazzisti, ma tanto poi questi metteranno in piedi una reazione per cui saremmo costretti a tornare indietro. Lo stesso discorso vale per i farmacisti e domani varrà per gli altri. Il salame va tagliato tutto e il prossimo provvedimento, secondo la mia opinione, deve vedere ogni fetta che ha un nominativo, è una corporazione che deve essere messa in condizione di non nuocere, perché se vincono le corporazioni perde il Paese per vincere ha bisogno di battere le corporazioni.